Lega Coop Nazionale partecipa al servizio civile dal 1985 come ente titolare, al quale fanno riferimento 253 cooperative e 1243 sedi di attuazione, accreditate in molteplici settori di intervento. Dal 2017 abbiamo avuto 550 progetti approvati e finanziati. I posti messi a bando durante questo periodo sono stati 4.391, con un numero di domande presentate pari a 9.156. Di questi, 80% di loro è di genere femminile, rispetto ad un 20% maschile. Ad oggi posso dire di essere felice e soddisfatta della mia scelta perché mi ha permesso di crescere non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche personale, perché mi ha permesso di vivere un ambiente di lavoro, il rapporto con i colleghi, di imparare cose nuove, ma anche di applicare cose che magari già conoscevo. Di anno in anno entriamo in contatto con un considerevole numero di giovani, numeri difficili da raggiungere con altri strumenti. Alcuni progetti si agganciano agli obiettivi legati all'Agenda 2030, in particolare all'obiettivo 5. E all'obiettivo 16, dedicato alla pace, giustizia ed istituzioni forti, con 5 progetti che intervengono sul contrasto all'illegalità e alla violenza, attraverso attività educative svolte sui beni confiscati alla mafia. Questa esperienza mi ha permesso di mettermi in gioco e di andare oltre quelle che erano le mie insicurezze iniziali, imparando a interagire con le persone con disabilità e anche comprendere qual è l'entità del lavoro stesso. L'esperienza di servizio civile aumenta la capacità di impegnarsi a contribuire e a migliorare non solo le proprie capacità, ma anche quelle della propria comunità. L'esperienza sul servizio civile ci evidenzia alcuni dati importanti che sono stati raccolti dalle restituzioni dei volontari. Il servizio civile in una cooperativa mi ha dato la possibilità di sentirmi accolto in un ambiente familiare. Questo mi ha tolto da quello che era il mio ruolo da volontaria, ma mi ha fatto più sentire operatrice. Quindi vivere in un ambiente accogliente ha fatto sì che io mi sentissi più a mio agio e abbassassi un po' quelle che erano le mie insicurezze iniziali. La possibilità di svolgere questa esperienza all'interno del nostro movimento cooperativo è una grande opportunità per i giovani. Nel 2017 ho finito a dicembre e il giorno dopo sono stato assunto e attualmente ho un contratto a tempo indeterminato presso la stessa cooperativa. Non a caso, circa il 25% dei giovani che svolgono il servizio civile rimangono poi all'interno del nostro mondo, oppure modificano il percorso di studi in relazione al contesto nel quale hanno svolto questa esperienza. Il servizio civile, un anno che ti cambia la vita.